Siano dati Gesù e Maria. Sì, stiamo celebrando la messa festiva della quinta domenica di Pasqua, che cade però, come sapete, in un giorno che penso possa definirsi storico per tutta la Chiesa Cattolica, che è il centenario dell'apparizione di Fatima. Tutti sapete che il Santo Padre che è stato a Fatima, non so se si è imbarcato qualche minuto fa o se sta per tornare, oggi ha celebrato solennemente il centenario dell'apparizione di Fatima, la prima apparizione fu il 13 maggio del 1917, canonizzando anche i pastorelli. Ecco, per cui in questa omelia è doveroso per un sacerdote parlare un po' di Fatima e dei pastorelli. Il messaggio principale di questa domenica è molto chiaro nelle letture, poi lo approfondirò durante l'omelia domani, e che mette al centro nostro Signore Gesù Cristo. San Pietro Apostolo, nella seconda lettura, da buon Papa ricorda che Gesù è la pietra angolare e che dalla accoglienza o non accoglienza di Gesù dipende la salvezza o la rovina della nostra vita. Dice chiaramente che chi scarta la pietra angolare gli casca tutto addosso e si autocondanna alla rovina. Gesù, in termini più propositivi nel Vangelo, presenta se stesso come la via, la verità e la vita. Potremmo e dovremmo chiosare questa espressione di Gesù dicendo: l'unica via di accesso al Padre, l'unica verità che tutti sono chiamati ad accogliere e l'unica vita che tutti sono chiamati da Lui a ricevere. Vita significa salvezza, pienezza di senso e felicità, qui e dopo. Questo è il senso del corso di oggi. Cosa è successo a Fatima? Ecco, chi erano i pastorelli che oggi sono diventati santi? Fatima è una delle apparizioni riconosciute dalla Chiesa, forse più importanti nel corso della storia, perché è un'apparizione complessa. La Madonna fondamentalmente ha portato l'attenzione della Chiesa su tre punti, però soprattutto ha fatto delle profezie sul futuro. Guardate che adesso quello che racconterò si sono tutte puntualmente compiute. Purtroppo non erano delle belle profezie, perché erano delle profezie, attenzione, molte delle quali subordinate a possibile cambiamento se gli uomini avessero ascoltato i suoi inviti, che purtroppo a quanto pare hanno ascoltato un po' pochino. Ecco, quest'estate durante il pellegrinaggio molto approfondiremo tutte quante queste tematiche, se il Signore ci concederà questa grazia di essere lì. Ecco, però, siccome non molti verranno al pellegrinaggio, è bene sapere qualcosa su questa grande apparizione, no? Io spero nei prossimi giorni anche troveremo un spoletto proprio con il dettaglio delle sei apparizioni. Furono sei apparizioni, molto brevi, dal 13 maggio del 1917 al 13 ottobre. Cosa disse in sintesi la Madonna? Il messaggio di Fatima ruota fondamentalmente intorno a queste tre cose. Uno, pregare tanto e bene, soprattutto con il Santo Rosario. Il Rosario, che è una preghiera semplicissima, è al tempo stesso preghiera potentissima. Attenzione, quando la Madonna, non voglio spaventarvi, dice Santo Rosario, non dice soltanto i misteri del giorno, perché se voi parlate con le nostre nonne, quando le nostre nonne dicevano Rosario, quelle si facevano tutte 150 delle Ave Marie. Prima di San Giovanni Paolo II era un po' più facile, perché almeno c'erano misteri cauti, dolorosi e gloriosi, ma è diventato un po' più difficile, che stanno più numerosi. Ecco, quindi pregare tanto con Rosario, diciamo, perché così tanto? Perché c'è tanto bisogno di preghiera. Secondo, un altro aspetto che a noi, il sacrificio, la penitenza riparatrice. Adesso vi dirò alcune cose che facevano i pastorelli che ci fanno vergognare a tutti quanti. Bambini di 7, 8 e 11 anni. Sono delle cose veramente commoventi che hanno fatto per noi. Perché il sacrificio? Ecco, allora, quando noi vediamo, sentiamo una bestemmia, d'accordo? Sentiamo la bestemmia. Allora, se una persona bestemmia, certo, se possibile, si può anche riprendere, però molte volte il rimprovero diretto non è una cosa buona. Che se tu attacchi una persona, l'unico effetto che è che la si arrabbia e poi anziché farne una, fa due volte, capite? Però che succede? Quando viene commesso un peccato, questo dobbiamo capirlo bene, vi prego di cominciare a, lo sentirete tantissime volte, il peccato è
una produzione di male, cioè c'è un male che viene prodotto, capite? Immaginate proprio una cosa che viene fatta, un virus, capito? Un qualche cosa che produce danni. Noi abbiamo il potere di distruggerla quella cosa lì. Tu, io, come si fa? Allora, sento dire una bestemmia, sapete come si distrugge una bestemmia? Basta dire mentalmente, Dio sia benedetto. È distrutta quella bestemmia, cioè è un gesto riparatore. Quella persona ha offeso il nome di Dio, io dico al Signore, gli dando una benedizione, con l'intenzione di riparare quello che ha fatto questo mio povero fratello e questa mia povera sorella, che non si rende conto di quello che fa. Vedo una persona che commette adulterio, adulterio è un peccato, come dire, sensibile, la lussuria, faccio un digiuno. È un po' più faticoso per dire Dio sia benedetto. I pastorati queste cose le facevano e rimasero talmente impressionati da questo fatto che la Madonna gli chiese, e qui passo subito al Francesco, facevano delle cose impressionanti. Pensate che bambini di 7-8 anni, dal momento che sentivano bisogno di fare sacrifici, a un certo punto, non impressionate, però è così, presero una corda grossa così, fecero dei nodi e se la strinsero forte alla vita per portarla come strumento di benedizione, notte e giorno. Ma se l'erano stretta talmente tanto che questi poveracci la notte non riuscivano a dormire, pensate che la Madonna, nella quarta apparizione, gli disse queste parole, dice Dio è contento dei vostri sacrifici, non gli ha detto che non era contento, dice, però la corda portatela su ogni giorno che la notte dove dormite. Però capite, il sacrificio di questi innocenti, quindi questa sofferenza che in spirito di benedizione si infliggevano, saliva gradita al Signore. Ed in effetti la Madonna, nei famosi segreti, lo sapete che furono dati tre segreti a Fatima. Quali sono i tre segreti di Fatima? Quali sono i tre segreti? Guardate, il primo segreto di Fatima, lo sapete qual è? Lo trovate, ho messo un muscoletto in fondo alla chiesa, la visione dell'inferno. I tre segreti furono dati nella terza apparizione, il 13 luglio del 1917. Questi poveri bambini, di 7, di 8, di 11 anni, a un certo punto la Madonna gli apre la terra e vedono questo mare di fuoco terrificante con dei mostri che ondeggiavano in quelle fiamme, e la cosa più brutta era che alcuni entravano dentro quelle fiamme con sembianze umane come noi e poi uscivano come mostri a simboleggiare le anime dannate. Sti pastorelli raccontavano che se la Madonna non gli fosse stata vicina a loro sarebbero morti di infarto e di spavento. Dopodiché la Madonna disse queste parole: avete visto l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori? Per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, ma anche fate penitenza ai poveri peccatori e pregate per loro, perché tante persone vanno all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro. E i peccati che portano più anime all'inferno sono i peccati di lussuria. Attenzione, queste cose sono dette nel 1917. Che è successo nel 1968, purtroppo? Che c'è stata? La rivoluzione sessuale. Da allora la purezza, la castità è diventata un ossimo, capite? Purtroppo oggi dilaga il malcostume. Sempre sullo stesso argomento, la Madonna disse alla piccola Giacinta di Fatima: verranno mode che offenderanno molto il Signore, facendo riferimento alla progressiva, diciamo così, degradazione dei costumi. Oggi non c'è più rispetto neanche per il luogo santo. Mo che arriva l'estate, vedrete che tra poco metterò un bel cartello su come si deve stare, entrare in chiesa, perché anche in chiesa delle volte d'estate si entra, che manca nella spiaggia sta così. Cioè non lo fanno con cattiveria adesso, capite? Cioè adesso la situazione è proprio sfuggita di controllo, capite? Perché le persone non si rendono conto, perché i costumi sociali si sono talmente imbarbariti da essere, cioè, che male c'è? Cioè, non c'è proprio la coscienza, pensate, quindi non soltanto che tutte quelle cose che abbiamo detto sono tutte quante puntualmente accadute, ma sono adesso diventate proprio parte integrante della nostra società, per cui oggi diventa veramente parlando difficile porre un argine, capite? Cioè, come facciamo a tornare indietro adesso? Capite? Quindi la Madonna aveva dato dei rimedi. Quali erano questi rimedi? Quello che ha fatto il Papa oggi. Aveva anche preannunciato il secondo segreto, la seconda guerra mondiale.
e le persecuzioni per la Chiesa e per il Santo Padre, cosa che puntualmente avvenne. Il terzo segreto, che è il più famoso, penso che tutti lo conosciate, quello che fu rivelato nel 2000, quando San Giovanni Paolo II andò lì per beatificare i pastorelli, e che parlava di questo vescovo vestito di bianco che, assediato dai nemici in mezzo a un nuvolo di cadaveri, venne ucciso. Sapete che la lettura del segreto fu data, quella ufficiale, come già compiuto in San Giovanni Paolo II, un attentato del 13 maggio, tra l'altro, del 1981, ci stavano delle singolari coincidenze, e Papa non è morto per miracolo, perché vi ricordate, sapete che la pallottola che colpì, che si fermò tanto così dal cuore, è incastonata nella corona della Madonna di Fatima. Nella corona, sotto, se andate a vederla, c'è una pallottola che il Papa voluto che fosse incastonata. Per cui disse: una mano materna ha deviato il corpo e mi ha fatto rimanere sul pianeta Terra. Quindi, d'accordo? Tutte cose puntualmente verificatesi. Le cose sarebbero potute andare meglio oppure no? Secondo noi? Sì, figlioli miei cari, perché la Madonna chiese tre cose. Oltre alla preghiera, soprattutto del Santo Rosario e i sacrifici. Noi dobbiamo sempre chiederci, no? E magari ci abbiamo un parente che sta lontano da Dio, ci abbiamo una situazione difficile. Mi viene mai in mente di facciamo un fioretto, non dico quello che facevano i pastorelli di mettersi le corde addosso, dico, ma non mi prendo un caffè, offriamo sto piccolo sacrificio per la conversione di mia suocera, che è capace più della conversione della suocera, già quel santo, ecco, così diventa più buona. Non sono cose senza valore, siamo noi che adesso le abbiamo perse, no? Piuttosto che stare tutto il giorno a mandargli accidenti contro la suocera, lasciamo. Non c'è il caffè perché si converte. Queste piccole cose, come fate? O abbiamo pregato, pensate che la Madonna disse: se pregate con fedeltà il rosario, le stuori parole, potete fermare le guerre, i cataclismi e le catastrofi naturali. Capite? Quindi quando io sento qualche brutta cosa, sapete che il terremoto, l'ultimo, ha colpito anche, insomma, la mia famiglia, i miei beni, ricordo, sono a casa, mi dice. Il terremoto mi dice: non abbiamo pregato abbastanza, non sapevo. Perché la Madonna ha detto: se ne aveste pregato di più, se ferma ancora i cataclismi, l'ha detto. Ha detto. L'altra cosa, troverete, che è quello che ha fatto il Papa, lei chiese la considerazione della Russia al cuore immacolato di Maria, e Giovanni Paolo II, il 25 marzo del 84, consacrò il mondo nominando la Russia al cuore immacolato di Maria, ma chiese anche la consacrazione di tutti, perché dice: in mezzo a questo dilagare di tanto male, il demonio scatenato, due guerre mondiali e questa corruzione dilagante dei costumi, ma pensate a quante cose sono successe, no? La legge sul divorzio, la legge sull'aborto, tutte le cose che sono successe con un incalzare proprio pazzesco, no? La diffusione della contraccezione. Paolo VI, quando scrisse Umane Vitae nel 68, momento lo mettono in croce, che diceva che dentro il matrimonio non si possono usare i mezzi contraccettivi, è successa la fine del mondo, perché già ormai tutti lo facevano, capite? Quindi tutto questo dilagare, diciamo, del male sarebbe stato limitato, perché la Madonna disse: consacratevi tutti al mio cuore immacolato. Quindi quando il demonio si scatena con tutto quanto questo macello che è combinato, perdonatemi in termini, nel mondo, abbiamo bisogno di essere potenti. Noi contro tutto questo montagna di male non ce la facciamo, siamo deboli, ma la Madonna, tutte le strade che abbiamo qui, il demonio se l'è messo sotto i piedi. Quindi abbiamo bisogno del suo aiuto. Perché quando il demonio si mette a fare il matto, deve essere vinto da chi è più forte di lui. Più forte di lui, tra le creature umane, è solo la Madonna. Noi se la affrontiamo da sola ci fa mille pezzi. Se invochiamo Maria e rivolgiamo al suo aiuto, possiamo passare attraverso questo mare di fango senza sporcarci, e anzi con la nostra preghiera e con i nostri sacrifici contribuire a fermare un po' tutto il male che c'è, perché ritorni il bene. Questa è la sintesi del messaggio di fango, è bellissimo. Ecco, però capite che è offerto alla nostra accoglienza. Io sinceramente, se uno facesse un sondaggio, se l'avete mai sentito anche soltanto dire queste cose, fate un po' così, la testa. Cioè, perché a volte non sono state neanche dette, capite? Quindi la Madonna, a mio avviso, ha sofferto tanto e soffre tanto perché è stata un po' poco ascoltata, eppure questa è un'apparizione riconosciuta dalla Chiesa. A Fatima ci sono stati fior di papi da sempre, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto, Francesco, capite? Quindi è un dovere conoscere bene questa apparizione e soprattutto mettere
pratica ciò che la Madonna dice. Questi due pastorelli sono morti eroicamente, tutti e due morti in tenerissima età, perché hanno offerto la vita, capite, per il bene della Chiesa e per il trionfo del cuore immacolato di Maria. E sono morti, sono commoventi quelle scene, abbandonati, soli, dentro un ospedale con il rosario in mano, offrendo, come veramente come dei gigli, la vita per il trionfo del cuore immacolato di Maria. Pensate che Francesco passava le ore davanti al tabernacolo, si metteva in ginocchio davanti, perché siccome nessuno fa l'adorazione e va a visitare Gesù, anzi in chiesa va al macello, e lui stava le ore in ginocchio davanti al tabernacolo e diceva: io sto con Gesù nascosto, lo chiamava così, le ore intere, un bambino di 8-9 anni, rinunciava a giocare per stare le ore davanti a Gesù nascosto. Andavano a portare le pecorelle al pascolo, trovavano un poverino, ci avevano il panierino con la merenda e col pranzo, via, panierino con la merenda e col pranzo, tutto il giorno a digiuno fino alla sera. A Fatima racconterò il resto, perché faremo mezzanotte a raccontare tutte le altre cose che hanno fatto i pastorelli. È un'apparizione bellissima, che ci fa comprendere la potenza, la sollecitudine della Madonna, ma anche l'importanza per tutti noi che ci mettiamo in ascolto di questa nostra celeste maestra, ecco, e regina, e ci lasciamo aiutare anche da lei a scampare dal potere del male e a fermare, per quanto possiamo, con il suo aiuto, il potere dilagante del male nel mondo. Ce la faremo, perché la Madonna ci ha lasciato con la promessa: il mio cuore immacolato trionferà e il mondo conoscerà un'era di pace. L'ha ripetuto il Papa in questi giorni. Abbiamo fiducia, preghiamo che questa Santa Messa la Madonna, perché presto possiamo vedere il trionfo vero del suo cuore immacolato e la fine di tanto male dilagante nel mondo. Siamo dati Gesù e Maria.